Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un bel ripassone di citologia, quali domande ti possono capitare all'esame. La prima, io sono Emanuele, sono studente di medicina, ho gli eventi tipo 1 da più di 15 anni e se ti interessano argomenti come medicina, sport, diabete, sei nel posto giusto. Questo video sarà un po' come gli altri video di ripasso dove faccio domande, cioè ti faccio delle domande, tu bloccherai il video, dopo ti hai qualche minuto per rispondere e poi rispondi, e dopodiché continui a procedere col video. Cominciamo subito. Parlami del processo di eso e di endocitosi. Parlami dei microtubuli e come sono coinvolti nei processi di replicazione cellulare. Cosa sai dirmi a riguardo della cromatina? Parlami dei vari tipi di trasporto attraverso la membrana. Parlami degli isosomi e in particolare degli isosomi secretori. Parlami dei microfilamenti. Cosa sai dirmi riguardo ai filamenti intermedi? Che ruolo ha il citoscheletro nella divisione cellulare? Adesso, per le prossime 5 strutture che ti elenco, devi sapermi dire funzioni, struttura e dove si trovano. Quindi mi parli di RER, REL, Golgi, lisosomi, perossisomi. Ti ricordi com'è la struttura interna del mitocondrio? Come avvengono le giunzioni all'interno della cellula? Fammi una serie di differenze, in particolare fai attenzione ai desmosomi. Come avviene il passaggio di sostanze tra il nucleo e il citosol? Cosa ti ricordi riguardo il nucleolo? Parlami del percorso di formazione dell'mRNA, cioè quali strutture incontra e in quali stabilimenti di queste strutture, diciamo in quale porzione di questi organelli, viene momentaneamente spostato fino ad avere la produzione della proteina finale. Fai un breve riferimento al reticolo sarcoplasmatico. In che modo viene coinvolta la clatrina all'interno della cellula? Cosa mi si dice riguardo le proteine istoniche?